bisogna correggere gli errori compiuti in questi anni nella programmazione sanitaria della Regione Marche, così anche in questi giorni nei provvedimenti per affrontare l'emergenza. Ceriscioli sta cercando strutture per 100 posti letto di terapia intensiva e per ampliare la capacità di accoglienza dei pazienti in questa nostra regione così duramente colpita dal virus Covid-19. Non c'è bisogno di trovare navi, palazzetti dello sport o padiglioni di fiere perché abbiamo già ospedali che possono rispondere a questa esigenza. Ad esempio, l'ospedale di Pergola può contare su 120 posti letto in un complesso ospedaliero, arrivare fino a 50 posti letto per piano e l'ospedale di Pergola a tre piani, ma un ospedale del tutto simile lo abbiamo a San Severino Marche. Ecco, tra l'altro questo indirizzo è stato ripreso anche dal Ministro della Salute, mi sembra. Sì, nell'audizione che vi è stata oggi del Ministro della Salute al Senato della Repubblica, il Ministro è stato molto chiaro e ha indicato le nuove linee guida di riorganizzazione della sanità italiana. Identificare, ci dice il Ministro subito, quelle strutture chiuse o depotenziate nella disponibilità del pubblico. Ricordiamo che nelle Marche sono stati chiusi 13 ospedali e depotenziati altri, pensiamo all'ospedale di Pergola o all'ospedale di Fano. Perché fa riferimento il Ministro a queste strutture? Perché sono già dotate di tutte quelle infrastrutture necessarie per gestire i pazienti. Ha parlato infatti di centrali, di gas medicali, quindi di ossigeno, di aria compressa e del vuoto, ossia quegli elementi fondamentali anche per risparmiare negli investimenti che oggi servono per allestire nuove strutture. Quindi Ceriscioli riapra subito gli ospedali chiusi e ripotenzi gli ospedali depotenziati e sviliti. Lei ritiene che anche decentrare un po' i pazienti rispetto a che concentrarli tutti in un unico punto possa servire a mitigare gli effetti del contagio? Sicuramente questa è una proposta che noi negli anni abbiamo sempre presentato alla Regione come alternativa a quella di piani sanitari regionali approvati dai consigli regionali. Se Ceriscioli avesse e fosse riuscito in questi anni ad attuare il piano sanitario regionale che poi ha approvato nei primi mesi di quest'anno con la costruzione di soli quattro ospedali unici di riferimento per tutta la regione, noi avremmo avuto quattro potenziali detonatori che avrebbero portato e trasferito il virus in tutte le province delle Marche. Quindi questa emergenza serva a far riflettere, ma Ceriscioli sembra continuare sulla sua strada e non ascoltare nemmeno, non diciamo quei politici che sino ad oggi hanno cercato di farlo riflettere, ma nemmeno gli studiosi che sul campo combattono questo terribile virus.